benvenuti su questo canale. Questo è l'arpeggio della Casa del Sole, rivisto un po' rispetto a come l'hanno fatta Procolarum, che è uno dei primi gruppi che ha fatto questa canzone, che poi però è stata ripresa da decine e decine di altri gruppi che l'hanno fatta in modo diverso, e non ultimi i Pooh circa 15 anni fa, che hanno appunto fatto la Casa del Sole con la chitarra elettrica di Dodi Battaglia, veramente bella come al solito, una chitarra che parla e quindi che rende benissimo. Quindi è stata fatta da chitarra classica, chitarra acustica e chitarra elettrica. Oggi l'abbiamo sull'acustica e sulla classica in tre modi: uno semplicissimo, super semplice, uno intermedio e uno un pelino più impegnativo con i barré e tutto quanto. Ok, allora saluto Pulce che me l'ha richiesta, lei è appassionatissima della Casa del Sole, appassionatissima di questa canzone. Io adesso, se ben ricordo, all'origine era fatta con una pennata che si chiamava Begin e che è usata pochissimo, tipo che fa una roba. Una cosa di questo tipo che è una cadenza un po' particolare, stile anni 60. Poi è stata rifatta da tantissimi altri gruppi e quasi tutti hanno inserito il tempo in 12 ottavi, ma con gli arpeggi. Per partire nel modo più semplice, ok? Più terra terra possibile, cercando di fare pochi accordi. E quindi, perché so che molti di voi su YouTube prediligono le canzoni con pochi accordi perché non hanno molto tempo, non hanno molta voglia di stare lì a studiare cose difficili, vogliono fare le cose in modo molto semplice, e io voglio cercare di accontentarli. Minimo sindacale, la minore, do, re, fa, vado avanti con re al quinto tasto e sol al settimo tasto. Quindi più semplice di così, con un accordo ne faccio tre, faccio re, fa, sol, ok? La faccio rivedere questa prima parte. Quindi se proprio la voglio suonare ho appena iniziato, la minore devo schiacciare le due centrali e l'indice sulla nota do. Primo tasto, seconda corda, e le due centrali al secondo tasto. La minore, devo solo spostare un dito per andare in do, cioè questo, quindi faccio il do. Okay. Il re devo per forza spostare tutto e andarlo a imparare, comunque schiaccio la nota la, fa diesis e re, quindi secondo tasto, terza, prima, terzo tasto, seconda. Questo è il re, ok, quindi rivediamo la minore, do, quinto tasto, quindi sposto il re al quinto, e al settimo devo allentare la pressione senza staccare le dita qua, devo un po' allontanare il pollice perché sennò le dita si inchiodano sul manico, quindi più semplice di così, re, fa, sol, ok? Rivediamo dall'inizio, la, 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 re, fa, sol, ancora la minore, do, e questa volta vado in mi, quindi mi alzo rispetto alla minore e ci resto per 4 quarti, cioè il doppio del tempo di prima. Rivediamo la seconda parte, quindi rivediamola dall'inizio alla minore, ancora la minore, ancora do e mi, sul mi ci resto il doppio del tempo degli accordi precedenti, 4 quarti, e riparto la, do. Quindi se voglio fare sto passaggio la, sarebbe molto carino suonare il quinto tasto la si do, quindi sono il la. Se voglio slittare dal do sul re ancora meglio, quindi andiamo a farla già un po' più elaborata, quindi rivediamo, il fa sol, posso fare anche fa 7 più suonando solo quelle che schiaccio, il mi lo lascio perdere, al limite appoggio le mani qua, così vedi non suona. Quindi rivediamo sempre con il fa e il sol semplificati, ma a differenza di prima che li ho fatti al quinto tasto in forma di re,
quindi ricavando Re, Mi, Fa, quinto tasto e Sol, vado a fare invece Fa in questa forma, cioè dal Do mi abbasso, quindi Fa, cercando di fermare la nota Mi perché non sta molto bene, e anche sul Sol, se vado avanti di due dal Fa, questo è Sol, ok? Perché Fa la Do, Sol, Si, Re. E rivediamo okay. Dall'inizio, un pochino più elaborata allora. E la Mi settima, quindi andando a inserire il mignolo. Adesso andiamo a vedere in versione chitarra classica, con un arpeggio fatto con la chitarra classica, con tutt'altra sonorità, sempre molto interessante. La Casa del Sole versione classica, con un arpeggio. Concetto è quello di prima, ovvero se la facciamo arpeggiata avrò il La minore, suonare quinta, terza, seconda, prima, passaggio cromatico sempre coi tre cantini, slitto sulla nota Re e vado a riprendere l'accordo, poi qua o faccio il bar Re, ok, oppure vado al quinto tasto, quindi tre possibilità, quindi però devo suonare quelle che schiaccio, quindi okay, oppure vado a fare il Fa in questa forma, quella di Do, forma Fa 7 più, ma non solo il Mi cantino. Quindi vediamola, strimpellata proprio allora, semplice, se stai imparando adesso, Do potresti anche suonarlo così, schiacciando solo questa, una nota e suonando tre corde, i tre cantini. Ok? Quindi la canzone però parte, allora, La minore parte, La minore, Do, spostiamo il dito, Re, Fa, Sol come prima, La minore, Do e Mi, La. Strimpellato alla fine, ok, la potrei cantare conoscendo il testo, ma lo lascio fare a te perché quello che devo fare è il tutorial chitarristico, quindi la melodia è circa bene, La Casa del Sole, magari ci ritorneremo su, magari un giorno la faccio cantare da qualcuno e facciamo un altro tutorial con altre possibilità, altre combinazioni, perché nella musica non bisogna mai, diciamo, accontentarsi, ci sono sempre nuovi modi, nuove possibilità, ok? Come diceva Battiato,
e quindi magari la faremo con tipo quei rasga di stile flamenco. Perché no? Spiegherò come si fa. Niente, ho attaccato su questa chitarra classica questo piccolo golpeador, però l'ho messo un po' troppo stretto, avrei dovuto allungarmi un po' di più. Sono riuscito a trovarlo e in questo modo si può battere sopra senza rovinarla, perché cominciava a diventare un pochino distrutta. Non so se si vede, questo non c'entra molto con la casa del sole, però c'entra col fatto di possibilità ritmiche che potrei usare e potrebbero essere infinite, anche quelle spagnoleggianti. Non si vede? Non so se si vede che qua si stava veramente distruggendo questa chitarra sotto alla plastica. Ecco, vedi come si vede tutta la parte che si era graffiata. Se continuavo a battere ancora per un po' la rovinavo. Invece è molto bello il fatto che si possa battere, vedi? Questo è il movimento flamenco a forbice, abbastanza difficile. Questo è un altro, e poi il flamenco si usa tantissimo col pollice, ma anche, diciamo, la chitarra classica molto spesso si fanno cose, non so, per esempio mi viene in mente la versione semplificata, qua è un altro video Asturias in versione semplificata, ok? Proprio, diciamo, un po' spartana. Ciao, buongiorno, benvenuto su questo canale, nuovo video Asturias, versione molto semplificata, solamente 6 note per fare questa bella canzone. La, mi, fa.